Giuro che sto qua da 10 minuti a guardare il telefono e non so da dove iniziare. Vorrei per una volta iniziare un video dove non sto male, ma sto malissimo. Questa è la mia faccia, senza nessun trucco. Forse adesso la luce me la migliora, ma ho delle occhiaie che arrivano qua giù. E sto male, credo di non essere mai stata così male in vita mia e non riesco nemmeno a godermi la nascita della mia piccolina. Da quando siamo tornate a casa dall'ospedale e io sto sempre male, ma non vi parlo del cesareo, della ferita, di quelli che possono essere i dolori del recupero del parto. Ho febbre, febbre in continuazione. Non è una febbre alta, al massimo arriva a 37,5, ma ho brividi, sento sempre freddo, ma brividi vi parlo che quando mi prendono faccio così, tutto il corpo così, e non riesco a scaldarmi con niente. Nessuno, ci sono tornata giù in reparto non so quante volte a farmi rivisitare, anche il mio ginecologo, anche la mia dottoressa. Ora sono sotto antibiotico più tutte le cure che ovviamente mi hanno dato con le dimissioni perché ho perso molto sangue e il ferro è precipitato e non ho più forze, ma non ho più forze non solo fisicamente, non ho più forze mentalmente perché non so veramente dove sbattere la testa, cioè non trovo un dottore che mi ascolti veramente, che riesca a farmi stare meglio, non chiedo tanto, ma vorrei riuscire ad alzarmi, a fare qualcosa durante la giornata. Invece sto tra il letto e il divano, sento freddo, mal di testa, poi ho sete, non mi scherzo, bevo 3 litri d'acqua al giorno, ragazzi, voi considerate che io con 1 litro ci faccio una settimana solitamente. Dalle varie ecografie non risulta niente di anomalo, e la sutura sembra che si stia rimarginando bene, poi ora questa mattina torno di nuovo in ospedale, ho la rimozione dei punti e dovrei incontrare il primario. È dura come non mi era mai capitato nella vita, poi considerate che sono epilettica, quindi ho passato dei periodi veramente brutti che mettono alla prova durante gli attacchi, con le crisi convulsive. Questa volta è durissima. È durissima perché non ci sono per le mie figlie, non ci sono per mio marito, la piccolina riesco a fare quasi nulla. E poi, come se non bastasse, ho avuto anche una reazione allergica al cerotto della medicazione del taglio. E mi sono gonfiate tutta la zona dei punti, stava per esplodere, sono stata malissimo. Mi sono gonfiata anche tutta sotto, insomma, capitemi. Sono male, male, non so veramente chi possa aiutarmi, non trovo veramente la. Cioè, in realtà ho proprio finito le forze, cioè vorrei lasciarmi morire lì sul divano perché non trovo nessuno che mi aiuti realmente. Perché comunque è una settimana che vado avanti a tachipirina per abbassare la febbre e togliere i brividi. Il suo effetto non dura neanche 5 ore, devo subito riprenderne un'altra. Ieri mi è stata sospesa perché comunque dopo una settimana mi hanno detto troppo, mi hanno dato il Brufen, mi ha fatto stare bene un po' più a lungo, ma poi questa notte nuovamente febbre, brividi, tanta 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 sete. Non ho famissima, ma cerco di mangiare ovviamente per tenermi su, se smetto anche di mangiare crollo. Viene la nausea quando mangio, ma cerco insomma di superare. Non mangio grandi quantità, ma mi sforzo. Sto male, vorrei qualcuno che mi ascoltasse, che mi risolvesse il problema. Sto veramente male, non sono mai stata così, cioè nemmeno sotto il Covid quando l'ho preso, non sono stata così.
Non lo so, io spero di aggiornarvi con delle notizie positive, ma anche adesso ho brividi di freddo e sono appiccicata qua alla stufa che mio marito mi ha acceso stanotte perché non riuscivo in nessuna maniera a calmare i tremori. L'ho passata completamente in bianco. Non so veramente che fare, non lo so. Ho solo bisogno d'aiuto. Eccomi qua, ora vi aggiorno. Sì, la mia faccia è sempre più stanca, ma la giornata è veramente pessima. E ora devo dare anche il latte alla piccolina, che Simone è uscito per andare in farmacia, l'altra bimba è con mia mamma, Lucrezia. Allora, al controllo ovviamente mi hanno tolto i punti perché era ora, la ferita sembra che non ci siano problemi, si sta, cioè, il tutto va bene, insomma. Ricontrollata, ginecologicamente sembra che non ci siano problemi, però mi hanno fatto delle analisi perché io comunque questa notte, su consiglio della mia dottoressa, della dottoressa di famiglia, non ho preso medicine per abbassare la febbre, così da verificare veramente fino a dove si potesse alzare. E quindi stamattina poi giù in ambulatorio, quando io ho ripetuto per l'ennesima volta che avevo febbre, me l'hanno misurata ed era 38,1. Infatti stavo molto male stamattina. A quel punto si sono, tra virgolette, convinti che non mi stessi più solo lagnando, mi hanno fatto queste analisi di cui sono arrivati poco fa i risultati e ho i globuli bianchi completamente sballati, per cui c'è una grossa infezione. Non, la dottoressa che mi ha fatto il cesareo e mi ha assistito al parto non si è pronunciata su che tipo di infezione, perché comunque bisognerebbe fare analisi più approfondite, no? Probabilmente. E mi ha dato una cura con due antibiotici. Ho dovuto sospendere il primo antibiotico che mi avevano dato e devo fare l'Augmentin, un antibiotico comune, e uno che non ho mai fatto, che è il metronidazolo. Devo farli entrambi per 10 giorni e poi giovedì prossimo, quindi fra una settimana, devo comunque tornare giù a reparto per ripetere tutti gli esami e vedere un attimo la situazione. Ovviamente io sono. Allora, il punto è questo. Io ho poca testa, purtroppo, al momento per avere un quadro lucido della situazione, perché io sto veramente male. E poi ora devo contattare anche la mia neurologa, perché devo un attimo vedere come sistemare anche il mio farmaco con tutte queste terapie. E quindi vi dicevo, io non ho proprio tutta questa lucidità. E nei reparti con i tutori si entra da soli, non fanno entrare, non potrebbe entrare mio marito come non è potuto entrare mia mamma. E a volte non riesco magari a tenere il punto della situazione. Quindi stamattina mi sono un po' arrabbiata perché non è possibile che non mi abbiano preso sul serio, ecco. Perché io capisco, vabbè. Anche loro, primi 2 o 3 giorni, magari tutto ci può stare dopo questo intervento. Ma io che continuo a telefonare, a venire giù, a dire che sento freddo, che ho febbre, che non riesco a riprendermi, non ci può volere una settimana per prescrivere delle analisi, delle semplici analisi. Probabilmente non starei già più così. Quindi sono veramente arrabbiata. E sono anche un po' spaventata, tra virgolette, perché solitamente le infezioni che si prendono così in sala operatoria non sono facili da debellare. Il pensiero di dover stare così ancora a lungo è devastante. È devastante perché è un qualcosa. Non sono mai stata così male, come vi dicevo questa mattina. Per cui. Per cui niente, non sto bene. E sono amareggiata, spaventata, stanchissima. Non so veramente come può andare a finire questa storia. Spero
Spero di arrivare a capo, spero che gli antibiotici che inizierò subito stasera comincino a fare effetto il più presto possibile, anche semplicemente a tenermi un po' più bassa la febbre, così sento meno freddo, riesco a fare qualche cosa. Io adesso devo andare a preparare il latte alla bambina, io sono terrorizzata a staccarmi dalla stufa. Ho preso una tachipirina oggi all'una e mezzo, dopo aver preso no, scusatemi, dopo aver preso il Brufen intorno alle 11 che non mi ha funzionato, quindi ho chiamato la mia dottoressa e mi ha detto ora prendi una tachipirina perché la febbre è molto alta, che me l'ha abbassata, ma sono, ho detto 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, sono 4 ore che l'ho presa e io già ho brividi purtroppo. Brividi, ovviamente mi sento calda, insomma, la febbre, no? Quindi cioè, è veramente un brutto periodo. È brutto da dirsi, ma questa gravidanza è stata un'agonia dall'inizio alla fine. Ora, ancora peggio alla fine, cioè, proprio il carico da 90. E sta diventando molto difficile. Cioè, sono stata veramente messa alla prova questa volta. E non lo so. Saprò le forze per uscirne perché è veramente tosta. Devo farlo perché comunque ho una famiglia a cui badare, ma è una prova veramente veramente dura e le forze sono rimaste veramente poche. Io cercherò di aggiornarvi se ovviamente con il solito video di lunedì, così vediamo un po' se risolvo qualcosa. Comunque, ecco, purtroppo sto così, non trasmetto grande allegria dei video, dovrebbe essere un momento felice, dovrei fare dei video insieme alle mie bimbe su questi primi giorni a casa. E invece ho passato praticamente tutta la settimana in ospedale. Questo è quanto. Va bene, ci aggiorniamo.